Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Silvia e no, non ho tagliato i capelli, ma ho una specie di chignon fatto alla meno peggio, infatti un po' scomposto, ma non ci fate caso. E non capisco perché quando le ragazze, le altre, si fanno gli chignon, sono tutte delle gran gnocche, io invece sembro operata, ma va bene. Questo video sarà una review su due prodotti della Kiko per farvi praticamente la manicure spa a casa e a poco prezzo. Quindi in particolare sono l'Intensive Hand and Foot Scrub e l'Intensive Hand Cream, quindi lo scrub intensivo per mani e piedi e la crema intensiva mani. Però se ancora non mi seguite su Instagram vi lascio il mio nickname qui se volete dare un po' un'occhiata a quello che faccio durante la giornata. Il look che ricreo, insomma, un po' di stupidate, perché pubblico anche un sacco di stupidate nelle stories. Passiamo adesso alla review vera e propria dei prodotti. Allora, questi prodotti non sono bio, quindi se seguite una routine assolutamente bio, magari questi prodotti non fanno proprio al caso vostro. Ciò nonostante, io ho fatto una ricerca su un'applicazione che si chiama Beautiful, se vi interessa ve la lascio scritta qui, e non hanno proprio degli ingredienti super pessimi. C'è del dimeticone in entrambi i casi, bla bla bla, però hanno comunque alcune particolarità. Ad esempio la polvere di diamante, per dire, e l'olio di cocco, il burro di karité, mi pare di aver letto, e qualche estratto anche di qualche pianta, tipo la rosa, e come si chiama, jasmine medicinale, camelia, insomma. Ci sono un po' di estratti comunque buoni, però non sono assolutamente da considerarsi bio al 100%. I prezzi di questi prodotti ve li lascio qui nell'info box, vi lascio anche il link diretto al sito di Kiko. Essendo un regalo, io non sapevo il prezzo, ma per fare questa review mi pareva giusto appunto dirvelo anche in video. Costano entrambi 5,95€ e sono entrambi 60 ml di prodotto, quindi direi che è un ottimo rapporto quantità-prezzo, ma secondo me anche qualità, perché ho avuto modo di provarli più volte e devo dire che funzionano. Se ho questi due prodotti qui, appunto, è perché mi sono stati regalati da una mia amica che saluto, si chiama Erika. Se mai guardassi questo video, grazie ancora. Allora, direi di cominciare da questo qui, che è lo scrub per mani e piedi. Io l'ho provato sia su mani sia su piedi e mi è piaciuto in entrambi i casi. Allora, questa qui è la confezione, è un packaging molto carino con questo color salmone leggero che richiama anche il pack esterno, e appunto si vede il prodotto perché il packaging qui è trasparente, di plastica trasparente, e si intravedono già tutti i granelli appunto dello scrub. Allora, come funziona questo prodotto? Qui dicono di indossare un abbigliamento adeguato per proteggersi dal sole ed evitare l'esposizione durante il trattamento e la settimana successiva. Quindi questo prodotto va bene specialmente in inverno, quindi se magari utilizzate i guanti regolarmente per andare fuori è perfetto, insomma non ci sono problemi, mentre non è consigliato in estate. Le mani devono essere asciutte. Quindi io adesso ho le mani asciutte e va appunto messo come se fosse una crema e massaggiato. L'odore è molto buono e non vi ho detto che ci sono anche degli estratti di pietra pomice, quindi la classica pietra che si utilizza normalmente nella manicure e nella pedicure. Allora, vi faccio vedere che comunque io ho le mani abbastanza normali, nel senso che non sono particolarmente rovinate, a parte in questo punto che sono un po' tagliate dal freddo. Allora, vi faccio appunto vedere che la consistenza è comunque densa. Ecco, io di solito prendo una quantità del genere e poi comincio a massaggiare sulle mani.
Diciamo che non c'è una tempistica consigliata per il massaggio, quindi andate un po' a caso. Ecco, questo qui è il risultato. Mi avvicino per farvi vedere che tutto il gel nero si è, tra virgolette, assorbito e sono rimasti ancora un po' di questi granellini che penso che siano misti a pietra pomice, insomma, come c'era scritto nella confezione, che diceva appunto che si trovano degli estratti di pietra pomice. L'unica cosa che dice è che il prodotto contiene alfa idrossiacidi che potrebbero aumentare la fotosensibilità cutanea, che è il discorso appunto che vi facevo prima. Allora, io adesso vado a lavare le mani e ci rivediamo subito dopo. Eccomi subito tornata. Allora, ho lavato le mani e devo dire che la sensazione di morbidezza è una cosa fantastica. Davvero si sente il risultato dal prima al dopo, cioè al tatto le mani appunto risultano molto 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 morbide, lisce. Ovviamente la parte qui che avevo un po' rovinata dal freddo non è andata via, ma quello è un problema appunto del clima, perché soffro talmente tanto il freddo. Comunque, appunto, il risultato sulle mani è davvero, non dico incredibile, ma notevole, nel senso che io non sono mai stata abituata a fare scrub, quindi la differenza tra il prima e il dopo la sento parecchio. E questo scrub l'ho fatto utilizzare anche ad altre persone e tutte mi hanno detto la stessa cosa. E vale la stessa cosa anche per i piedi. L'ho provato sui piedi una volta sola, anche perché ci vuole abbastanza prodotto sui piedi comunque. E me lo volevo tenere appunto per le mani, perché mi piace tantissimo, soprattutto sulle mani. Adesso invece andiamo a provare la crema, che è l'Intensive appunto Hand Cream. Questa qui, come dicevo prima, ha diversi estratti di olio di cocco, camelia, poi burro di... aiuto, mi viene burro di arachidi, ma non è il burro di arachidi, burro di karité, eccolo lì. Poi bla bla bla, ci sono un sacco di scritte con flower, 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 quindi estratti di vari fiori. E questo qui è il packaging, anche questi sono 60 ml, è praticamente uguale a questo qui, solo che questo è tutto bianco opaco. Anche questo profumo molto buono, delicato. Vado a mettere appunto una quantità. Allora, potete vedere che non crea assolutamente la scia bianca. E se massaggiato molto bene, proprio si sente che si assorbe subito e non dà assolutamente l'effetto di appiccicaticcio alle mani, quindi molto molto positivo. Però ripeto, all'interno di questo qui c'è anche del dimeticone, quindi un po' di ingredienti non così ottimi ci sono. Ecco qui. Le mani sono pronte e sì, ok che non si può vedere la differenza, perché anche prima non è che fossero così disastrate, però vi posso assicurare che si sente che sono più, non voglio dire leggere, ma quasi, la sensazione è quella, sono super soffici, soft, morbide, morbide al tatto, profumate, lisce, proprio questo scrub va a togliere via le cellule morte della pelle e delle mani, che solitamente uno non va a pensare di avere cellule morte sulle mani, e invece ci sono. La considerazione finale di questi due prodotti: mi piacciono tantissimo, costano 5,95 € l'uno e devo dire che io li consiglierei, ecco, consiglierei di inserire questa routine, non dico nella propria quotidianità, ma comunque nella propria routine delle mani, quando uno va a cambiarsi smalto, non so, o se vi fate semipermanente, gel, magari ecco una volta al mese potete anche provare. Non lo consiglierei di più perché è abbastanza, tra virgolette, aggressivo questo prodotto qui, quindi non lo farei più di una volta al mese, massimo 2 volte al mese, ecco, non di più. Però
vi faccio vedere anche altre due alternative di crema mani, se magari volete appunto acquistare lo scrub ma non la crema mani perché non è assolutamente bio. Vi mostro quindi due alternative di creme bio che ho utilizzato e sto utilizzando. Come potete vedere, questa è praticamente finita e questa invece è un acquisto recente. Questa qui, molto buona, è della Benecos ed è la crema. Praticamente mi pare che sia quella senza odore, senza gusto. E appunto io l'ho acquistata, mi pare, sul sito Ecoverde, ma un po' su tutti i siti bio online si può trovare. Magari la cerco e anche questa ve la linko sotto nell'info box e costa intorno ai 3-4 euro. E questa qui invece è della Organic Shop ed è una crema ai fiori di ciliegio e lotus, e questo appunto c'è proprio scritto Japanese Spa Manicure, quindi non so, si vede che è un prodottino, una combo di ingredienti che nella manicure giapponese va, non lo so. Comunque questa qui appunto è completamente bio, non ci sono né parabenini né siliconi e si trova da Lillapois e costa intorno ai 3 euro, ma io l'ho trovata in offerta a 2 euro. Anche questa è molto buona, però si sente sulle mani quando viene messa, quindi non ha un rapido assorbimento, ecco, come questa qui. E niente, questo era il video, spero che vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!